Buonasera, solo due parole per introdurre il poeta, ospite di questa sera, che farà una lettura, un incontro di alcuni testi fondamentali della storia della letteratura italiana, Dante, Leopardi, Pasolini, insomma, e li commenterà dedicati all'Italia. Lui è Gianni D'Elia, viene da Pesaro, quindi dalle Marche del Nord, diciamo, è un poeta tra i primissimi poeti di questi decenni della nostra Italia, uno dei più conosciuti, più stimati, più apprezzati. Nella sua poesia riesce a fondere in un modo tutto speciale, ricorrendo anche ai metri della tradizione, le quartine, le terzine, riesce a fondere le percezioni, le visioni, la visione della sua riviera adriatica, il mare, il San Bartolo e l'Ardizio, che sono le due colline che circondano a nord e a sud Pesaro. Quindi, diciamo così, l'immediatezza dell'impatto col mondo, riesce a fonderlo con un senso molto forte degli altri, della comunità e della visione, insomma, politica, sociale, storica dell'Italia del nostro tempo. È in tutti i sensi, e ce ne sono pochissimi oggi capaci di farlo, un poeta civile. È per questo che probabilmente è il poeta italiano, non dico probabilmente, sicuramente più indicato per fare un intervento come quello di stasera. Quindi di richiamare una tradizione della poesia nostra, non soltanto intimista, lirica per quanto legittima, ma alcuni grandi testi fondativi della nostra coscienza nazionale. Se poi volete, ci sono lì i suoi libri, assieme a altri libri di poeti ospiti in questi giorni al Poesia Festival. Io l'accoglierei con un applauso e ascolterei le sue parole e la lettura dei versi. Allora, buonasera a tutti. Vi chiederei solo un po' di pazienza perché non leggerò le mie poesie, magari alla fine una breve mia poesia, ma quello che mi hanno chiesto è una specie di rassegna delle patrie lettere, per cui diciamo come una piccola lezione o un tentativo di orazione leggendo i testi dei poeti, cioè di Dante, di Campanella, di Leopardi, di Saba, di Pasolini e di Roversi. E quindi comincio questa breve rapsodia civile dell'Italia poetica. Con Saba comincio. Fratelli contro fratelli. Dalla storia d'Italia, delle scorciatoie a raccontini, che è un testo del 1946. Vi siete mai chiesti perché l'Italia non ha avuta in tutta la sua storia, da Roma ad oggi, una sola vera rivoluzione? La risposta, chiave che apre molte porte, è forse la storia d'Italia in poche righe. Gli italiani non sono parricidi, sono fratricidi. Romolo e Remo, Ferruccio e Maramaldo, Mussolini e i socialisti, Badoglio e Graziani. Combatteremo, fece stampare quest'ultimo in un suo manifesto, fratelli contro fratelli. Favorito, non determinato dalle circostanze, fu un grido del cuore, il grido di uno che, diventato chiaro a se stesso, finalmente si sfoghi. Gli italiani sono l'unico popolo, credo, che abbiano alla base della loro storia o della loro leggenda un fratricidio. Ed è solo col parricidio, uccisione del vecchio, che si inizia una rivoluzione. Gli italiani vogliono darsi al padre ed avere da lui in cambio il permesso di uccidere gli altri fratelli. Ora, aggiornando il triste elenco di Saba, noi possiamo aggiungere magari la faida fratricida tra le Brigate Rosse e i comunisti e le fazioni odierne della Seconda Repubblica nata dalle ceneri degli scandali di fine Novecento.
Insomma, il vecchio italiano non è mai stato ucciso ed è per questo che non c'è stata rivoluzione. Ma partiamo, come sempre, da Dante, in questa breve rapsodia, e cioè, per etimologia, raptein, oide, cucire il canto. Cioè, cerchiamo di cucire i canti di questi poeti che risalgono lungo i secoli, dai secoli italiani, insomma, in cui i nostri poeti hanno parlato, spesso inascoltati dalla patria civile che avrebbero voluto costruire insieme, così che oggi ci ritroviamo una patria poetica più giusta e più vera di quella reale che ancora ci ammonisce sulla retta via. Allora, se il primo punto è questo, cioè la coscienza del fratricidio nazionale e di tutti i danni che ha fatto, il secondo punto è la dismisura economico-politica. La dismisura, una parola che usa Dante nella commedia, quello che oggi si chiama il conflitto di interessi. L'ammonimento civile di Dante è ancora formidabile, scolpito in terzine memorabili, in sintesi definitorie, plastiche e brucianti, che rimbalzano di canto in canto, per esempio dal sesto canto al sedicesimo dell'Inferno, dove vengono enunciate le cause di quella discordia politica che infetta la Firenze del Trecento. Nel dialogo con Ciacco, nel sesto canto, che è punito nel terzo cerchio dei golosi, Dante dice: «Io li risposi, Ciacco, il tuo affanno mi pesa sì che a lagrimarmi invita, ma dimmi se tu sai a che verranno li cittadin della città partita. S'alcun ve giusto, e dimmi la cagione perché la tanta discordia assalita». Ora, la città partita, questa bellissima, meravigliosa definizione della città divisa in fazioni, la città partita, dice Dante, e cioè appunto divisa in fazioni, assalita dalla discordia, fino a che punto arriverà? E dell'affanno civile ed eterno di Ciacco, che forse è un po' anche il nostro, ma Dante ascolta da Ciacco la profezia del suo esilio, perché, come sapete, i neri cacceranno i bianchi, a cui apparteneva appunto Dante, le due fazioni dei Guelfi a Firenze. Ma la vera risposta a quella domanda sulla discordia politica e sulle sue cause storiche, Dante se la dà da solo nel dialogo con le tre anime dei bravi fiorentini sodomiti 10 canti più avanti, quando nel sedicesimo canto, che è il canto della corruzione, come anche il sedicesimo del Purgatorio, dove c'è Marco Lombardo e parla di Milano, è il canto della corruzione, ci sono queste simmetrie nella commedia, se uno vuole leggere i canti politici deve leggere i sesti e i sedicesimi delle tre cantiche, ecco, quando appunto Dante, no, in 4 versi, dice quello che forse i nostri commentatori tacciono da sempre, cioè le ragioni economiche profonde che producono la discordia. E dunque l'economia politica della discordia, non solo la politica e non solo l'economia, ma l'economia politica dell'orgoglio e di quello che oggi si chiama il grande conflitto di interessi economici dei vari capi politici del mondo occidentale, diciamo la permanente non separazione dei poteri che mina la democrazia, fondata invece, come sappiamo, sulla divisione dei poteri e sui controlli incrociati reciproci. Qual è l'origine del male italiano? E questi sono i versi di Dante attualissimi. Dante risponde, praticamente parlando, no? Risponde a quella domanda che aveva fatto 10 canti prima: la gente nova e i subiti guadagni, orgoglio e dismisura han generata Fiorenza in te, sì che tu già ten piagni, così gridai con la faccia levata.
Ora la gente nuova, cioè la nuova classe di mercanti e banchieri venuta di recente in Firenze dal contado ed elevatasi di grado e di condizione grazie ai grandissimi guadagni rapinosi e veloci, è questa che ha generato due figli mostruosi: l'orgoglio dei nuovi arrivati e la dismisura economica e morale che rifugge ogni misura, perché la sua ideologia è proprio il contrario, cioè la insaziabile voglia di avere di più, cioè, con una parola che si può coniare dal greco, la pleonessia, pleon, di più, cioè la pleonessia universale, il voler avere di più. E il compito del poeta, secondo Dante, nella città tradita dalle fazioni, è quello di gridare con coraggio e con sdegno, come dice appunto, con la faccia levata, sollevata appunto, cosa che illuminò e dannò il poeta russo Osip Emilievich Mandelstam, colpito da Stalin anche per il suo grande discorso su Dante. Questo atto di sfida, di difesa dei valori umani e individuali, di verità vissuta e di ricerca spirituale, per il legame sociale comunitario implicito e implicito nel grido di dolore per la corruzione presente. Allora, se il primo punto è, diciamo, l'ammonimento sul fratricidio nazionale, se il secondo è questo del poeta, del più grande poeta nostro, cioè che ci invita a riflettere sulla dismisura economico-politica, il terzo punto, secondo me, sono i lumi sepolti. E vi spiegherò brevemente, perché non è una cosa mia. Ogni analogia col presente non è puramente casuale, se l'Italia è il suo passato presente, un passato che non passa, nel suo peggio e nel suo meglio, e se con la faccia levata hanno dovuto gridare gli altri patrioti che nei secoli hanno difeso la patria poetica, e cioè l'ideale patria dentro la reale desolazione, da Tommaso Campanella a Giordano Bruno, da Foscolo a Leopardi, da Pascoli a Pasolini, a Fortini, a Roversi. Essi sono i nostri lumi sepolti, cioè le nostre fiammelle che tremano nella notte della Repubblica, fiammelle dei paria, degli ultimi e del popolo italiano che però non li ascolta più. Risentiamo la voce del frate di Stilo, del teologo calabrese comunista che fu imprigionato e torturato per ben 7 volte da Sant'Uffizio, per oltre un trentennio dalla Chiesa, a partire dalla rivolta contadina fallita nel 1598 per instaurare un'utopistica Città del Sole. La Città del Sole è uno dei libri più belli di Campanella, un libro d'utopia. Un altro eretico del Cinquecento, un esule e un perseguitato. La canzone 36 agli italiani, nei suoi 8 madrigali, contiene questi versi che denunciano l'oblio degli italiani da parte degli italiani stessi, che spesso inseguono le mode straniere, globali e cosmopolite. Così dice Campanella, sono solo 2 versi. Italia, sepoltura dei lumi suoi, d'esterni candeliere. Che cosa abbiamo fatto delle intelligenze italiane, noi italiani? Che cosa facciamo dei nostri classici, che sono classici antichi, classici moderni e classici contemporanei? E arriviamo al quarto punto, l'Italia infetta. Parola di Campanella anche questa. Si leggono ancora, per modo di dire, le poesie di Campanella a scuola? Sempre nella canzone 36, il cui titolo per esteso è «Agli italiani che attendono a poetar con le favole greche», con le favole greche, in difesa della tradizione latina e contro le mode umanistiche, nel madrigale quinto troviamo quei temi della critica civile dantesca con la ripresa addirittura della parola «discordia» dal dialogo con Ciacco, in una delle invettive più forti su questa eterna Italia che non la smette, si smaga, dice Campanella, di servire chi la ripaga con l'ignoranza e la discordia, impedendole la propria salute, con quel calamitante aggettivo infetta
che sarà ripresa da una ormai famosa campagna del settimanale L'Espresso negli anni 50 sulla capitale corrotta e sulla nazione infetta della Roma di allora. E questo è il Madrigale 5. Privata invidia ed interesse, infetta, Italia mia, né di servirsi smaga chi d'ignoranza e discordia la paga e la propria salute le ha interdetta, virtù ascosa e negletta, a te medesma e nota a tutto il mondo sotto il bello e giocondo latino imperio, che di gente eletta fu in lettere e in arme più fecondo che l'universo tutto quanto insieme con verità cor sotto il falso geme. Sentite le rime, sentite il modo della canzone. E arriviamo a questo quinto punto, che è la perdita dell'onore italiano. Di questa salute italiana, virtù nascosta e trascurata come la grande tradizione letteraria e politica, resta in campanella la nostalgia combattiva con l'appello al vero che geme sotto la menzogna, che pare ancora implicare quella faccia levata di Dante contro la logica perversa delle fazioni che hanno sacrificato nel loro delirio secolare fratricida il meglio della virtù italiana, e cioè tutti quei lumi sepolti anche nel secondo Novecento italiano, e io ve ne vorrei ricordare almeno tre, cioè lumi economici come Enrico Mattei, lumi politici come Aldo Moro, lumi poetici e culturali come Pierpaolo Pasolini. Abbiamo la triade di ciò che è stata la deviazione della nostra storia, perché la nostra storia è cambiata. Il delitto Mattei ha cambiato la storia economica, la nostra autosufficienza petrolifera e il grande progetto che aveva di far diventare l'Italia il centro di un Mediterraneo solidale, facendo metà e metà con i paesi produttori. Mattei l'hanno ammazzato. Moro l'hanno ammazzato, voleva fare una politica che rincludesse la metà del popolo italiano che si riconosceva nell'ideale socialista e comunista. Pasolini era quello che aveva fatto e tentato l'autoanalisi più forte e coraggiosa dei difetti nostri, dell'Italia. Ora, diciamo che tutti questi sacrificati alla logica delle stragi e delle oscure manovre della guerra fredda, proseguita nelle stragi di mafia contro giudici e città nel biennio 1992-93, di cui ancora noi paghiamo la grande crisi, cioè la situazione dell'Italia di oggi, deriva ancora da quella cosa. Da Dante a Campanella si arriva a Leopardi, e qui arriviamo al tema dell'onore perduto. Nel suo discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, che guardate bene è del 1824, che però fu stampato soltanto nel 1906, il tema dell'indifferenza e del cinismo nazionali culmina nel giudizio sulla mancanza di centro, di società e di onore, per cui, dice Leopardi, ciascuno italiano è presso a poco ugualmente onorato e disonorato per l'anarchico individualismo sovversivo e per il narcisismo sociale forsennato giunto con la società dei consumi al delirio di massa. Ora, solo una società legata da vincoli umani e politici può infatti produrre l'onore. Perché cos'è l'onore se non il giudizio degli altri? Cioè gli altri riconoscono una persona che è onorevole, che ha dell'onore. Ora, questo giudizio degli altri, perfino nel bon ton dell'educazione, è stato cancellato. Diciamo, sarebbe questo il bon ton che resiste in qualche modo al nichilismo edonistico e aggressivo del nostro futuro, di cui l'internet è stracolma e appunto ci affoga. Ora, vi leggo due righe. Perché non va onore dove non va società stretta, essendo esso, cioè l'onore, totalmente un'idea prodotta da questa, la società, e che in questa e per questa sola può sussistere ed essere determinata. L'idea dell'onore perduto che aveva Campanella si fonde dunque con l'idea perduta dell'onore che aveva Leopardi, e sono un po' il marchio di questa dura eredità che ci tocca. Perché leggere i classici è anche una sofferenza, perché uno riconosce la verità, la tocca.
Il terzo tema è quello del clamor dei sepolti, cioè i lumi non sono soltanto sepolti, ma fanno un gran rumore. È una metafora ardita che usa Leopardi in una poesia, non sentite il clamor dei sepolti. Ora, i vizi del servilismo e della viltà, che sono concause del cinismo e dell'indifferenza nazionali, escono dal discorso del 1824 ed entrano nei canti, o meglio, nelle prime 10 canzoni pubblicate a Bologna nello stesso anno, 1824, se ad Angelo Mai, già apparsa singolarmente nel 1820, presenta una metafora ardita in un sintagma emozionante del grido della tradizione civile. Veggian che tanto è tale è il clamor dei sepolti. Leggiamola un po' questo brano. Che essendo questa o nessun'altra poi l'ora da ripor mano alla virtude rugginosa dell'Itala natura, veggian che tanto è tale il clamor dei sepolti e che gli eroi dimenticati il suol quasi dischiude a ricercarsa questa età si tarda anco ti giovi o patria esser codarda. Ascoltiamola di nuovo nella sottile parafrasi di Fernando Bandini, un poeta anche della critica che è un compianto amico. E che lo dico, nella Garzantina c'è il commento di Fernando Bandini ai canti di Leopardi. È meraviglioso questo commento. Lui dice, traducendo, diciamo facendo la parafrasi di questi versi, poiché, essendo questo o nessun altro il momento di riprendere in mano l'arrugginito valore dell'Italia, ci accorgiamo che così alta è la voce dei trapassati e che il suolo quasi si dischiude agli eroi dimenticati perché essi ti chiedono se tu, o patria, dopo tanti secoli di ignavia, sei ancora contenta della tua viltà. La viltà verso l'imperio dell'autorità, cioè i famosi, i potenti, verso diciamo l'opinione del prossimo dominante, combattuta col Rinascimento degli studi sepolti, altro verso che appare qui, altro sintagma, non solo il clamor dei sepolti, ma anche gli studi sepolti, rimbalza dunque dalla prosa del discorso al canto in versi. Infatti per Leopardi la prosa è nutrice del verso, cioè la prosa, il ragionamento, produce anche il sentimento della poesia. Ed è un po' il tipico intertesto del pensiero poetico di Leopardi, in cui il testo della poesia e il testo della prosa, appunto, inter, cioè è legato. Ci avviamo verso la conclusione con la religione della viltà, che è il settimo punto. Voi mi direte, la religione della viltà è un ossimoro, come fa a esisterci una religione di una cosa brutta come la viltà? Sarà Pasolini a proseguire questa autocoscienza nazionale, questa antropologia critica della storia italiana, tentando di rifare in versi quel discorso del 1824, quasi un secolo e mezzo dopo, nel lungo poemetto narrativo e meditativo della religione del mio tempo. E se uno estrae dal titolo La religione del mio tempo il pensiero di Pasolini, si chiede, insomma, qual è la religione del nostro tempo? Pasolini risponde, è la viltà. Compreso appunto in questo libro che prende il titolo dal poemetto più importante, un libro uscito nel 1961, ed è un'amara confessione dell'inconscio italiano, un vertice lirico, saggistico, assoluto, nel solco eretico della tradizione umanistica. Ascoltiamo questi versi dal sesto movimento, che è l'ultimo del poemetto. Così, se guardo in fondo alle anime delle schiere di individui vivi nel mio tempo, a me vicini o non lontani, vedo che dei mille sacrilegi possibili che ogni religione naturale può enumerare, quello che rimane sempre in tutti è la viltà, un sentimento eterno, una forma del sentimento fossile, immutabile, che lascia in ogni altro sentimento diretta o indiretta la sua orma. È quella viltà che fa l'uomo irreligioso. È come un profondo impedimento che all'uomo toglie forza al cuore, calore al ragionamento, che lo fa ragionare di bontà come di un puro comportamento
di pietà come di una pura norma. Può renderlo feroce qualche volta, ma sempre lo rende prudente. Minaccia, giudica, ironizza, ascolta, ma è sempre interiormente impaurito. Non c'è nessuno che sfugga a questa paura, nessuno è perciò davvero amico o nemico, nessuno sa sentire vera passione, ogni sua luce subito s'oscura, come per rassegnazione o pentimento, in quell'antica viltà, in quell'ormone misterioso che si è formato nei secoli, lo riconosco sempre in ogni uomo, lo so bene che altro non è che insicurezza vitale, antica, angoscia, economica, che era regola della nostra vita animale ed è stata assimilata ora in queste povere nostre comunità che è difesa, disperata, che si annida laddove c'è un minimo di pace nel possesso. E ogni possesso è uguale, dall'industria al campicello, dalla nave al carretto. Perciò è uguale in tutti la viltà, com'è alle grigie origini o agli ultimi grigi giorni di ogni civiltà. Così la mia nazione è ritornata al punto di partenza nel ricorso dell'impietà. E chi non crede in nulla ne ha coscienza e la governa. Ragazzi, Pasolini. Pasolini, ammazzato dagli italiani, Pasolini. Allora, quindi diciamo che siamo ai corsi e ai ricorsi storici di Vico. Il discorso vale per oggi o agli ultimi grigi giorni di ogni civiltà, la civiltà occidentale di oggi, Bush in America, noi in Italia come siamo messi. È così, siamo messi così e quindi noi dobbiamo avere questa coscienza che i corsi e i ricorsi storici ci hanno portato fin qui. Quindi questa religione è un sacrilegio, non è una religione, è un sacrilegio, direbbe Papa Francesco, perché la viltà si porta dietro il conformismo e l'omologazione sentimentale e perciò filosofica, divisione ideologica, nel ripudio, diciamo, del solco di quell'autocoscienza critica nazionale che invece ci serve e che porterà al grande manifesto lirico della Ginestra di Leopardi, dove l'inermità e la solidarietà necessaria, nata dalla ragione del vero amor, che dice Leopardi, appunto, stanno a negare i capisaldi della potenza e del possesso occidentali che sono invece distruttivi e autodistruttivi, capaci solo di aggiungere al duro destino della morte di natura, tutti dobbiamo crepare, il folle ed eterno ritorno della morte per storia. E invece la morte per storia la possiamo evitare. Il penultimo punto è questo dell'Italia sepolta sotto la neve, cioè il più grande libro forse degli ultimi 30 anni della poesia italiana, un libro quasi sconosciuto e sommerso, perché il suo autore Roberto Roversi, che era emiliano, come sapete, era di Bologna, l'ha scritto in poche copie, ma l'ha consegnato sul web e chiunque poi lo può trovare. Ora, noi ci troviamo nell'epoca del terrore, della minaccia climatica, della mutazione globale. L'Italia è al centro della migrazione mediterranea, dall'Africa e dal Terzo Mondo. C'è un nuovo ciclo di guerre partito nel 91 e che non vuole smettere. E la storia d'Italia dimenticata è rimossa e oscurata. Ora, l'Italia sepolta sotto la neve, che è uscito nel 2010, e Roversi è morto nel 2012, purtroppo, questo vasto poema epico, che è forse uno dei libri più importanti degli ultimi anni, ci ha lasciato in eredità di studio e di riflessione, può chiudere un po' riaprendo il discorso sulla grandezza e sulla miseria d'Italia, nel tipico jazz che era quello polisillabico di Roversi, in cui il rock e l'umanista paiono toccarsi e rilanciarsi proprio verso l'azione, che questo è un po' il tema di Roversi, l'azione politica anche del verso, no? Rinnovata e mirabile della storia della letteratura italiana, diciamo alla Francesco de Sanctis, cioè dei modi alti e civili di una lotta culturale e poetica integrale
nel segno epocale del grande presente dantesco. Questo discorso, il grande presente dantesco, è di Roversi, il presente drammatico, a cui lui allude in un bellissimo scritto su Vittorio Sereni. E leggiamo l'ultimo brano del poema, dalla parte quarta, 30 miserie d'Italia, 30, il tuo destino è oscuro, appunto mentre da un'estate all'altra il terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale, un inverno di neve, di sciagure, di alluvione, di frane ha lasciato il posto a una riarsa siccità apocalittica di quest'estate, in attesa di qualche palingenesi. Il tuo destino è oscuro, Italia 30, 30. Ogni viottolo un tumulo d'antichi guerrieri, ogni cima una fortezza abbandonata, nelle vallate cunicoli di trincee, mani di vecchi soldati affiorano fra i sassi, con il fuoco nel cuore e il suono dolente di una campana nell'orecchio. Chi vincerà le tue battaglie? Ancora una volta per te il futuro ti aspetta. E poi ancora, potendo vedere le cose senza vergogna, allora si vive, ma dove l'asfalto brucia, qualcuno può dire come collocarsi nel nuovo mondo? Salutare gli amici è un compito ingrato, chi non ha amici è liberato da un vincolo che rende amara questa necessità. Io salto tutto il commento un po' che avevo fatto, perché vedo che il tempo manca. Però questo romanzo in versi, questo poema, è come lui mi aveva detto al telefono, ecco, da un luogo sepolto lontano, al di fuori dei riti culturali, poetici nazionali, di autoemarginazione attiva, ecco, non giudicare, capire. Ecco, questo poema di vertiginosi contrasti tra il lirico e il brutale, un uomo perduto nello spazio e una sequestrata uccisa in un buco d'Emilia e poi in Toscana, che poi sarebbe la derelitta signora Mirella Silocchi, il poema di un italiano, diciamo, di Roversi, che ci parla anche di una partita di calcio, dei suoi 90 minuti, partita a cui partecipano Che Guevara e altri miti, tipo il poeta Agrippa d'Aubigné, che era un poeta barocco, e molti altri eroi moderni. Le ultime parole di Roversi che vorrei leggere sono queste. Qua non finisce il percorso, qua il camminatore non dà il saluto, tuttavia sempre aspettando un'altra primavera e diverse occasioni. La speranza è ancora in vita e la vita non è finita. Tutti in questa terra antica e scaltra approdiamo venendo da un mare abbiurando la falsa pace, splendidi portatori di nuova guerra. Hanno memoria lunga i mandarini di Cosa Nostra, pronta a colpire. Falcone doveva succedere, la mafia doveva presentare solo il conto, l'ha presentato ieri, come aveva previsto Buscetta. L'avverto, signor giudice, dopo questo interrogatorio lei diventa una celebrità, ma la sua vita sarà segnata, cercheranno di distruggerla. Chi raccoglierà fra i sassi le nuove canzoni? Noi non dimentichiamo mai i morti, noi siamo uomini e anche noi piangiamo, ci guardiamo le mani che hanno stretto i fucili, ma non odiamo. Sulla piazza di giovani barbe sbatte il respiro da primo giorno del mondo, è lì che ciascuno ha vicino una mano e non si lascia incantare. Vi leggo i miei versi finali, diciamo, di questa suite, indegni, dopo tanti versi alti, così, comunque, col cuore sono degni, penso. Era una poesia che io ho scritto, appunto, sulla riva dell'epoca, per mia sorella, che purtroppo è morta di AIDS nel 1996, a 36 anni, come Marilyn, e che... in qualche modo mi rappresenta, perché poi ho pensato, avevo anche altre poesie, anche più lunghe, ma ho pensato a questa che è più breve e dice così.
Eppure noi avevamo un sogno. Eppure noi avevamo un sogno che non era solo vivere giorno per giorno, ed era la gioia di dividerlo con gli altri, con le nostre compagne e compagni. Ricordi? Carpe diem, sì, Lina, ma anche carpe somnium. Ci ripeta la voce più vicina, quando ogni sogno ha spazzato con le vie già la tarda mattina, e un desiderio d'amore imballato come un motore a vuoto gira e rigira nella testa in rima, quasi non credesse ancora il cuore, tutta finita la vita di prima, come se mai e mai toccasse il mare bello del nostro giovane sperare nell'afa, nel gelo che rimane. Ecco, voglio chiudere dicendo che questa custodia del sogno, potrei anche tradurre forse oggi questo carpe diem, che naturalmente Orazio e carpe somnium, come in una canzone di Jim Morrison che io adoro: cogli l'attimo, sì, bambina, ma insegui anche il tuo sogno. Cioè, le due cose, cioè l'attimo, sì, presente, ma anche una cosa lunga, a lunga gittata. Cogli l'attimo, sì, bambina, ma anche cogli il tuo sogno. E quindi, diciamo, difendiamo e custodiamo ancora questo sogno di cambiamento e di pace che la patria poetica italiana continua a indicarci. Quindi grazie a tutti, grazie agli amici di Poesia Festival. Scusate se mi sono un po' dilungato. Grazie. Grazie ai poeti, a quelli presenti anche qui.